Sì, è un progetto che è il primo in Italia, è un progetto pilota per i disturbi specifici dell'apprendimento, che spesso creano anche dei deficit formativi per molti ragazzi perché non sono diagnosticati in tempo, perché non c'è un percorso specifico nelle scuole. Impongono alle famiglie costi rilevanti per la diagnosi di questo disturbo, perché è una diagnosi che attualmente faceva solo il privato e costava alle famiglie 600 euro. In questo modo noi interveniamo per primi in Italia offrendo una possibilità di colmare deficit formativi a bambini che ne hanno bisogno.